A Termoli, a partire da lunedì 10 gennaio, in concomitanza con la ripresa dell'attività scolastica, le corse degli autobus del trasporto urbano saranno incrementate. A darne notizia l'assessore comunale ai trasporti Vincenzo Ferrazzano. Alla base del potenziamento del servizio, il nuovo project financing siglato con GTM, l'azienda erogatrice. In questo modo, spiega Ferrazzano, i chilometri annui garantiti saranno 700.000, con un incremento rispetto all'esistente di circa 61.000 chilometri. Qual è stato il principio di questo incremento? Cioè quello di servire i quartieri periferici che attualmente sono sprovvisti di servizio. Mi riferisco in particolare al quartiere di Via dei Pruni e quello di Via delle Tamerici. Inoltre saranno incrementate delle corse per l'altro quartiere periferico che è quello di Colle della Torre. E poi abbiamo creato delle code a delle linee già esistenti che passavano per i quartieri della zona di Porticone e di San Pietro, che per poter raggiungere l'ospedale i cittadini dovevano arrivare a Piazza Stazione, scendere, prendere un nuovo bus e andare in ospedale. Con questo nuovo servizio, questi cittadini avranno la possibilità di raggiungere direttamente l'ospedale. Ma le novità dell'accordo, alcune da realizzarsi nel breve, altre nell'arco di un decennio, sono anche altre ed importanti. Si va dalla realizzazione di un nuovo terminal bus automatizzato a Piazza Garibaldi e a una rotatoria in via Martiri della Resistenza, all'altezza dell'attuale terminal degli autobus. Con tempi molto più ristretti, previsti interventi quali la sostituzione di tutte le pensiline delle fermate, nonché la messa a disposizione di nuovi mezzi elettrici per le zone del centro della città. Il progetto prevede che oltre all'aumento chilometrico, la realizzazione di alcune opere pubbliche di notevole entità, tra cui anche il nuovo terminal a Piazza Garibaldi. E una delle prime opere che saranno realizzate la rotonda all'ingresso dell'attuale terminal. In cantiere anche l'adeguamento del parco macchine, lo sviluppo della zona del parco comunale e biglietterie elettroniche da dislocare sul territorio. Insomma, sulla base di quanto appena detto, il servizio del trasporto urbano a Termoli è destinato a cambiare marcia.